Assessore, incontro con i parchi scientifici e tecnologici del Friuli Venezia Giulia, quali i temi sul tavolo di questa riunione? La capacità dei parchi di lavorare in rete, in un sistema aperto all'innovazione e di fare trasferimento tecnologico in maniera tale da costruire un percorso di innovazione nella regione Friuli Venezia Giulia. E abbiamo finanziato il sistema Open Innovation che va proprio in questa direzione, nella direzione di finanziare quelle che sono le azioni che i parchi fanno insieme. Ora stiamo ragionando anche su un'attività di scouting sul territorio e un trasferimento dell'innovazione che sia misurabile e monitorabile in maniera tale da avere poi un'immagine più chiara di quello che è il percorso che intendiamo perseguire. Un discorso che va anche nella valorizzazione della qualità dei progetti di sviluppo e ricerca. Certo, la valorizzazione dei progetti di sviluppo e ricerca è anche un rapporto proficuo di collaborazione tra l'assessorato alla ricerca e l'assessorato alle attività produttive, in maniera tale che tutta la filiera sia seguita e si arrivi poi a poter misurare sul territorio quello che è l'effetto del lavoro che i nostri centri di eccellenza, le nostre università fanno e che i parchi come intermediari portano sul territorio e portano alle imprese.